Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri. Buonasera a tutti e benvenuti ancora alla trasmissione Archeo Mystery World. Sono Marco Pulieri e stasera parleremo del più importante e antico ritrovamento archeologico di sempre, il più antico tempio della storia dell'uomo. Sto parlando del sito megalitico Göbekli Tepe, che si trova nella Turchia meridionale, quasi al confine con la Siria. Göbekli Tepe, secondo la storiografia ufficiale, non dovrebbe esistere. Si parla a volte di oggetti fuori posto, in fondo anche Radio Dreamland dedica a questo argomento una interessantissima trasmissione. È fuori posto perché incoerenti rispetto alla cronologia in cui sono ritrovati, ad esempio pensiamo all'incredibile meccanismo di Antichitera, no? In questo caso però c'è di più, non c'è un singolo reperto, ma c'è un'intera civiltà fuori posto. E tutto nasce dalla datazione del sito, che costringe a rivedere la storia conosciuta della civiltà. Pensavo che in effetti man mano che avanzano nel tempo le scoperte archeologiche siamo costretti a retrodatare sempre di più l'inizio della civiltà. E credo che questo sia un processo senza fine, sarà sempre di più così man mano che emergeranno le testimonianze archeologiche dell'alba dell'uomo e ci fino a spingersi chissà fin dove. La datazione a radiocarbonio mostra che il complesso risale ad almeno 12.000 anni fa e forse anche 13.000. Ciò significa che è stato costruito intorno al 10.000 avanti Cristo, quasi 6.000 anni prima della comparsa delle prime civiltà conosciute nella mezzaluna fertile in Mesopotamia, che poi a lungo è stata considerata la vera culla della civiltà. E a titolo di confronto pensiamo che Stonehenge è stato costruito nel 3000 a.C. e le piramidi di Giza nel 2500. Göbekli è quindi il più antico tempio costruito dall'uomo nel mondo antico, almeno per quanto ne possiamo sapere finora. È così vecchio che precede la vita stanziale dell'uomo, la comparsa dell'agricoltura, della ceramica, della scrittura, prima insomma di ogni forma di cultura dell'uomo. E proviene da un tratto della storia umana che è incredibilmente lontana, da un profondo passato che paradossalmente l'archeologia convenzionale considera ancora l'era delle caverne. Pensiamo infatti che la realizzazione di questo sito megalitico, che sembra decisamente un santuario preistorico per via della complessa e particolare disposizione dei cerchi di pietre erette, impegnò in uno sforzo sovrumano collettivo le popolazioni non stanziali di quella regione, creando un'associazione di differenti gruppi umani, uniti evidentemente da una fortissima motivazione religiosa e da una condivisa visione del cosmo. E questo sito richiese, per essere realizzato, una capacità progettuale impressionante per l'epoca. Pensiamo alla contemporanea presenza di maestranze dedicate a compiti di artigianato specializzato, di scavatori, scalpellini, scultori, oltre naturalmente ad una classe sacerdotale sciamanica che era in grado di ideare e portare avanti il progetto così complesso e fare allo stesso tempo da collante ideologico. E tutto questo nel suo insieme rappresenta per l'archeologia un fenomeno stupefacente e assolutamente incomprensibile, costituendo di fatto un vero e proprio paradosso storico. Molti indizi danno l'idea che fosse, come dicevo, un centro sacro di aggregazione. Infatti mancano i soliti evidenti elementi legati alla fertilità, reperti di ceramica, resti di abitazione o strutture civili che avrebbero fatto pensare ad un centro abitato. Era una realtà da cui deve aver preso vita la comunità, seguendo un processo inverso rispetto a quello che di solito innesca la nascita delle città. E qui sembra che la religione, intesa come religione naturale, sia apparsa prima della vita civilizzata ed organizzata in centri urbani. Anzi, sembra che sia stata il motore per la creazione di villaggi e città. E doveva costituire un punto di riferimento spirituale, un punto di incontro in cui si tenevano cerimonie religiose e si celebravano feste e banchetti.
insomma un luogo di culto centrale di grande importanza che accomunava tutti i villaggi e le comunità presenti sul territorio, vicine ma anche distanti. E questa indicazione ce la fornisce la presenza nel raggio di 200 km circa di altri insediamenti con forti analogie costruttive con questo sito. Infatti Göbekli Tepe non doveva costituire un unicum nel suo genere. Infatti siamo a conoscenza di un altro sito gemello, sia per tipologia costruttiva che per datazione, distante circa 60 km da questo, non ancora scavato ma già datato. Si tratta di Karan Tepe, in cui sono stati individuati ancora sepolti diversi megaliti a forma di T, identici a quelli di Göbekli, con altorilievi raffiguranti un serpente e altre sculture simili. Karan Tepe è però molto più grande, coprendo una superficie di 325.000 metri quadri ed è quindi il risultato di un progetto, se mai possibile, ancora più grandioso. E sembra paradossale, e costituisce uno dei principali enigmi di Göbekli Tepe, il fatto che quasi dopo 2000 anni di attività e dopo l'immane sforzo impiegato per realizzarlo, sia stato completamente sepolto e abbandonato. Un vero mistero. Vediamo un po' come è formato. Il sito è composto da 6 recinti circolari con un diametro che varia dai 10 ai 30 metri e delimitati da enormi pilastri a forma di T, il Tau precisamente, no? Di cui però ignoriamo a tuttora il significato. Stretti ma altissimi, di dimensioni variabili dai 2 ai 7 metri, e sono ricavati da blocchi di calcare enormi, cui peso varia tra le 10 e le 15 tonnellate ognuno. Ed è sbalorditivo il menhir che è rimasto nella cava perché spaccato nella lavorazione, che era lungo quasi 9 metri. I menhir pilastri più grandi, disposti a coppia frontalmente fra di loro, sorgono nel centro dei circoli e vedremo seguono un certo orientamento ben preciso, mentre altri, del tutto simili ma solo un po' più piccoli, sono disposti lungo il perimetro, lungo la circonferenza. Nell'insieme si stima che per la costruzione del sito sia stato necessario effettuare uno spostamento di pietre pari a circa 1000 tonnellate. E la cosa interessante è che finora è stata riportata alla luce solo una quarantina di questi pilastri menhir, ma c'è molto di più da scoprire. Indagini geomagnetiche indicano infatti la presenza di un'altra ventina di circoli ancora sommersi, che racchiudono fino ad 8 pilastri ciascuno, per un totale di 200-250 pietre ancora sepolte nel terreno. Ma l'enigma sicuramente più grande e interessante di Göbekli Tepe è rappresentato dalle raffigurazioni a basso rilievi che decorano i pilastri e che raffigurano animali di ogni genere: gazzelle, volpi, serpenti, scorpioni, cinghiali, gru, avvoltoi, animali tutti che però non hanno un legame stretto con la pratica della caccia e che non sono mai state ritrovate in strutture megalitiche anche di epoca più tarda. Sono presenti anche simboli astratti come il cerchio, la mezzaluna e un segno ancora indecifrato che assomiglia molto alla nostra H, che è stato indicato come uno dei primissimi segni di scrittura mai comparsi. Ma alcuni elementi che non hanno ancora trovato una spiegazione per gli archeologi sono delle coppie di fori allineati nella parte inferiore del trave orizzontale del menhir. E ancora più misteriosa è la presenza di numerose coppelle sulla faccia stretta superiore del pilastro. E una delle cose ancora più sorprendenti ritrovate nel sito megalitico sono alcuni anelli di pietra infissi nel terreno del diametro di 60 cm. E numerose ruote forate di pietra di varie dimensioni, alcune delle quali sembrano effettivamente dei monili. Per gli archeologi questi hanno una funzione sconosciuta, ma per me è stato inevitabile fare un raffronto con la Shaktmar, il simbolo che racchiude la filosofia, abbiamo visto, dell'antico sciamanesimo druidico e che si ritrova, come appunto abbiamo potuto osservare nelle precedenti puntate, in tutte le antiche tradizioni del pianeta.
E tra i reperti trovati, molto interessante è un frammento di bracciale in ossidiana che presenta una forma complessa con un diametro di 10 cm ed una lunghezza di 3,3 cm. E proprio in virtù della sua stranezza fu analizzato utilizzando i moderni metodi di analisi tecnologica che possediamo. E i risultati lasciarono stupefatti i ricercatori, perché hanno rilevato che il braccialetto fu realizzato utilizzando delle tecniche altamente specializzate. Il manufatto era infatti perfettamente regolare nelle forme, la simmetria della cresta anulare è assolutamente precisa, proprio nell'ordine di un centinaio di micrometri. La superficie del bracciale era finita in una maniera incredibile, lucidissima, e per ottenere questo effetto ha richiesto l'uso di tecniche di lucidatura che di solito si usa su scale nanometriche, una lavorazione che oggi viene impiegata per la costruzione delle lenti dei telescopi. E quindi potete capire quanto sia straordinario questo dato, perché ci dice che quel popolo megalitico possedeva conoscenze tecnologiche assolutamente fuori dal tempo, non solo per la costruzione del monumentale tempio megalitico, ma anche per la produzione di manufatti in pietra che per la loro fattura sarebbero dovuti comparire solo decine di millenni dopo. Senza poi considerare l'altissima qualità degli artigiani di Göbekli Tepe, visibile nelle sculture. Sono infatti presenti non solo altorilievi sui pilastri, ma anche sculture a tutto tondo, che sappiamo essere una tecnica artistica molto complessa. E a proposito delle raffigurazioni, proviamo a capire qualcosa sul loro significato. Innanzitutto, abbiamo visto, non sono animali legati alla caccia, e questo è già un elemento che va contro il luogo comune che ritiene l'uomo di quell'epoca solo un primitivo cacciatore. Invece una teoria molto intrigante, che scaturisce da un complesso e approfondito studio basato su calcoli astronomici e sull'interpretazione mitologica dei simboli raffigurati, rivela la possibilità che il ciclo di elementi scolpiti descrivessero una catastrofe subita dall'umanità in epoca antidiluviana, causata dall'impatto di una cometa. L'arte di trasporre figurativamente i fenomeni cosmici importanti per la sorte dell'umanità è stata praticata dall'uomo già in epoche ancestrali, come possiamo ammirare ad esempio nell'arte rupestre del Paleolitico e Neolitico delle grotte di Lascaux e Chauveau in Francia, in cui le meravigliose figure di animali dipinti non erano raffigurate per propiziarne la cattura, ma per rappresentare le costellazioni dello zodiaco, con lo scopo di comporre un vero e proprio calendario astronomico. Che già 36.000 anni prima degli antichi greci teneva evidentemente conto della precessione degli equinozi e registrava eventi catastrofici come l'impatto di meteoriti. Ma vediamo nel dettaglio di descrivere e capire i fatti. Uno sciame di comete nel 10.950 a.C. colpì la Terra devastandola, modificando l'inclinazione dell'asse di rotazione del pianeta e provocando l'estinzione di molte specie, generando un'era glaciale che durò all'incirca 1.000 anni. E questa affascinante ipotesi è stata avanzata da due studiosi della facoltà di ingegneria dell'Università di Edimburgo. Questo fenomeno cosmico sembra sia stato, secondo una teoria ormai appunto accreditata, il periodo di improvviso congelamento dell'emisfero boreale, che si determinò nel periodo in cui parliamo e a cui si deve quasi certamente l'improvvisa estinzione del mammut in Siberia e di altra fauna nel Nord America, così come la fine altrettanto improvvisa di alcune culture preistoriche come la cultura di Clovis. E ci sono prove geologiche che mostrano infatti che in quel periodo avvenne anche un improvviso scioglimento dei ghiacci e immani incendi nel Nord America e la diffusione infine su tutte le terre di uno strano nanoparticellato con caratteristiche chimico-fisiche possibili solo con un impatto cosmico. Bene, io mi fermo qui per questa prima parte, una breve pausa per ascoltare un bellissimo brano musicale e mi raccomando, rimanete in ascolto e vi aspetto per la seconda parte. Thank you.
Radio Dreamland. Share the vision. Rieccoci qui per la seconda parte. Riprendiamo il discorso sull'improvvisa catastrofe legata alla caduta di una cometa in questo sito archeologico. Secondo gli astronomi fu opera della cometa Encke, oggi piccola e innocua, ma allora era un corpo celeste di almeno 100 km di diametro e visibile nel cielo di allora come una stella nuova, molto luminosa, che diventava minacciosamente sempre più grande e preoccupando giustamente le genti di allora per l'imminente catastrofe cosmica che si preannunciava. La comunità di astronomi ritiene che le meteoriti Tauridi, che oggi piovono sulla Terra in ottobre-novembre, siano proprio i resti della cometa Encke. Oggi sono innocenti meteoriti, ma 12.000 anni fa furono uno sciame di bolidi che devastarono l'emisfero nord del pianeta. Quindi le raffigurazioni scolpite nei menhir potrebbero essere un memoriale della devastazione causata dalla cometa? Possibile che una civiltà senza scrittura ne conservasse la memoria, tramandandola di generazione in generazione? Chissà, magari Goebli era un luogo di osservazione astronomico dedicato in modo specifico all'osservazione di comete e sciami meteorici proprio in funzione preventiva di altre possibili catastrofi. E quindi ancora, non potrebbe essere che quegli animali incisi sui menhir fossero in realtà dei simboli astronomici, come delle mappe figurative delle costellazioni dello zodiaco? Ma la volpe e il cinghiale, ad esempio, sono attualmente raffigurati come asterismi della costellazione dell'Acquario, due regioni del cielo in cui, tenendo proprio conto del modo di precessione, intorno al 9500 a.C. si collocavano i punti di provenienza dei due sciami meteorici che effettivamente interessarono la superficie terrestre. Oggi esiste un software in grado di mostrare come si presentava il cielo nel passato e ha permesso di identificare le costellazioni descritte dagli animali, diciamo così, sul pilastro numero 43, quello che appunto nel sito racchiude queste raffigurazioni, cioè uno scorpione, un avvoltoio e una gru. E supposto proprio che lo scorpione rappresentasse l'attuale costellazione omonima, è stata possibile ricostruire la posizione delle altre costellazioni corrispondenti agli altri animali presenti in quel pilastro. Ebbene, la disposizione dell'insieme delle costellazioni si è verificata effettivamente in quattro date: nel 2000 della nostra era, nell'equinozio d'autunno del 4850 a.C. e, neanche a dirlo, nel solstizio d'estate del 10950 a.C. Il risultato di questo studio ha davvero dell'incredibile e ci conferma l'immensa conoscenza astronomica del popolo megalitico che eresse il sito di Göbekli Tepe, il quale non ci finisce di stupire. E infatti ora vediamo come siano presenti degli allineamenti archeonostronomici molto ma molto precisi. Il fisico Giulio Magli del Politecnico di Milano ha calcolato che i pilastri megalitici sembrano essere allineati con il punto in cui sorge la stella Sirio. Utilizzando le mappe del tempio e le immagini satellitari, il ricercatore è riuscito a tracciare una linea immaginaria che collega diverse strutture del sito con il punto in cui sorge la stella, e così sono risultati tre gli anelli di pietra che sembrano essere allineati con il punto all'orizzonte in cui Sirio, che è la stella più luminosa nel cielo della costellazione del Cane e proprio per questo utilizzata come base per l'antico calendario egizio, sarebbe effettivamente sorta rispettivamente nel 9100 a.C., nell'8750 e nell'8300 sempre a.C. Quindi, alla latitudine di Göbekli Tepe, Sirio sarebbe rimasta nascosta sotto l'orizzonte fino al 9300 a.C., per poi spuntare improvvisamente nel cielo. Secondo il fisico, il tempio potrebbe essere stato costruito, quindi, per celebrare la nascita della nuova stella. Ma un altro allineamento astronomico rilevato, precisamente verso la stella Deneb nella costellazione del Cigno, ci fa intravedere un altro scenario, una possibile funzione di questo sito legato al culto dell'aldilà, ma non dal punto di vista funerario, visto che in effetti nel sito non sono state ancora trovate tombe. Ma vi starete chiedendo che relazione c'è
tra la stella Deneb e il culto dei morti? Bene, allora partiamo da un primo elemento, cioè la disposizione della coppia di pilastri centrali di ogni singolo cerchio che avevamo visto prima, che ha un'inclinazione, dicevamo, leggermente diversa da un recinto all'altro, un fenomeno non casuale ma risultato di un approfondissimo calcolo astronomico. L'orientamento dei pilastri corrisponderebbe infatti al variare nel corso di un migliaio d'anni circa della posizione della stella Deneb al tramonto. Secondo questa ipotesi, un menhir con un grande foro sulla parte superiore, posto lateralmente e un po' distante dalla coppia principale, aveva la funzione di raccogliere la luce di Deneb al suo passaggio all'orizzonte, mentre l'intera sagoma della costellazione del Cigno veniva inquadrata esattamente tra le due colonne. Il motivo di questo allineamento verso questa specifica costellazione è legato probabilmente all'enigmatica simbologia della stele 43, quella appunto che abbiamo visto cosiddetta dell'avvoltoio, in cui oltre a questo uccello con le ali spiegate, ma in un modo non naturale, bisogna dirlo, è presente anche uno scorpione. L'avvoltoio sembra quasi che soppesi sulla sua ala una sfera, e in questa sfera alcuni archeologi vedono la simbolizzazione di una testa umana, rappresentando quindi la morte dell'individuo. Un'iconografia del resto già ampiamente individuata in altri antichissimi siti megalitici del Medio Oriente. In questo modo la pietra ci racconterebbe la modalità con cui lo sciamano avvoltoio che operava in questo sito si prendeva cura di questa, chiamiamo, testa anima, al fine di aiutarla a compiere un viaggio, potremmo dire simbolicamente celeste. Ma qual è questo viaggio o questo luogo celeste da raggiungere? Bene, se si sovrappone l'immagine stilizzata della costellazione del Cigno con quella dell'avvoltoio che compare sul pilastro 43, si può osservare con stupore che i contorni dell'uccello combaciano perfettamente con quelli della costellazione. E la testa del volatile in questo caso occupa la posizione di Deneb, cioè la sua stella maggiore e più luminosa. E qui forse entra in gioco il ruolo dello scorpione, che è raffigurato immediatamente sotto nel pilastro e che in astronomia si trova con la sua stella più luminosa, cioè Antares, all'estremità meridionale della Via Lattea. Ora, per capire ancora di più questo significato, prendiamo in aiuto la tradizione dei Cherokee, una delle popolazioni native americane, che abbiamo visto anche nella precedente puntata, custodiscono nel loro bagaglio tradizionale un profondo riferimento al cielo e alle stelle, e quindi ci suggeriscono degli elementi davvero sbalorditivi a sostegno di questa interpretazione iconografica che è presente su questo menhir. Secondo la loro visione sul destino dell'anima post mortem, infatti, le anime dei morti vengono accolte da una stella all'estremità settentrionale della Via Lattea, dove essa si biforca. Le anime viaggiano quindi proseguendo verso sud e alla fine del sentiero vengono accolte dalla stella degli spiriti e là dimorano in pace. Quindi molto poeticamente viene descritta l'iter dell'anima del defunto. La stella degli spiriti è Antares, che è rappresentata in questo caso dalla coda dello scorpione, mentre all'estremità settentrionale della Via Lattea è posta Deneb, nella costellazione del Cigno, che sta proprio sulla Via Lattea nel punto in cui essa si biforca. In sostanza, per riepilogare, in queste raffigurazioni quindi potrebbe essere indicato simbolicamente il percorso evolutivo dell'anima del defunto. E quindi potremmo concludere di trovarci all'interno di un santuario costruito per interpretare e vivificare il principio morte e rinascita dell'individuo? Ma non è un'affermazione assurda, perché un esempio simile, ma appartenente a tutt'altra cultura, è rappresentato dai cigni urlatori che ogni primavera dall'Irlanda migravano verso nord nelle loro terre d'origini e trasportando le anime dei morti verso il paradiso iperboreo. Lasciamo un attimo da parte comunque gli infiniti misteri astronomici di questo sito per segnalare e vedere un attimo infine un'altra caratteristica enigmatica di Göbekli Tepe, caratteristica che abbiamo imparato a conoscere anche in altri monumenti megalitici, e cioè la sua incredibile energia acustica. Un'indagine archeoacustica che è stata condotta su uno dei recinti del sito
ha rilevato che colpendo con la mano il pilastro centrale, quella identificato dal recinto D, che mostra fra l'altro degli strani segni grafici proprio all'altezza, diciamo, della gola, la pietra letteralmente canta. E secondo le analisi che sono state condotte, vengono emesse delle vibrazioni con delle frequenze specifiche che hanno la capacità di modificare l'attività cerebrale. Ma si pensi un po' all'analogo fenomeno che è stato rilevato nell'ipogeo di Al-Safrieni a Malta, ideato per favorire lo stato appunto di trance, oppure, come abbiamo visto in una puntata, nella piramide di Visoko in Bosnia. E quindi questo ci fa pensare che anche su questo sito questo fenomeno è ben presente e vivo. Bene, a conclusione di questo viaggio nel cuore del più antico tempio di cui si ha per ora conoscenza, non ci rimane ancora una volta che prendere atto di uno scenario, di un quadro storico che sconvolge totalmente la concezione primitiva che noi abbiamo su quello che sin dai primi libri di scuola abbiamo imparato a conoscere come l'uomo delle caverne, ma che, come abbiamo visto, di cavernicolo evidentemente aveva ben poco. Bene, anche questa puntata è terminata, vi ringrazio per l'ascolto, vi saluta Marco Pulieri e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!